Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina Cucinando per caso per passione. Oggi ci dedichiamo alla scuola di cucina. Come al solito vi lascio gli ingredienti e poi alla preparazione. Per la nostra salsa mornay ci serviranno 250 g di latte intero, 20 g di burro, un tuorlo, 25 g di panna fresca, 20 g di farina 00, 2 cucchiai di parmigiano o di grana, un cucchiaio di gruyère, sale e pepe. Ho messo il burro in un pentolino e lo sto facendo sciogliere. Dobbiamo fare il roux perché la salsa mornay parte con una besciamella. Quindi facciamo sciogliere bene il nostro burro e poi gettiamo di un colpo la nostra farina. Incominciamo a riscaldare il latte perché il latte dovrà essere caldo quando lo aggiungeremo. Ora che il nostro burro è sciolto, buttiamo di un sol colpo la farina e giriamo subito e faccio cuocere il mio roux, a cui poi aggiungerò il latte caldo. Ora aggiungiamo al nostro roux il latte caldo girando con una frusta. Portiamo a bollore e poi saliamo e tagliamo. Giriamo sempre. Mano a mano i grumi che vedete si sciolgono. Ecco qui. E continuiamo fino a quando non si addensa. Ora che la nostra salsa si è addensata, io spengo e aggiungo i due formaggi. Aggiungiamo anche il nostro tuorlo e la panna. La facciamo intiepidire e poi la usiamo. Questa la possiamo fare anche prima. Conserviamo la coperta con una pellicola a contatto perché anche questa, come qualsiasi crema, come la bechamel, perché d'altronde questa è una derivata della bechamel, tende a fare quella crosticina antipatica, e quindi pellicola a contatto, e poi la possiamo usare.